Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Italia. Allora, sto procedendo e ultimando le lavorazioni. Ormai non manca molto per finire questo terreno. Perfetto, a posto. Fermati lì, per carità, che rimettiamo in funzione anche questo. Ah, è pieno, eccellente, per cui dobbiamo andarlo a scaricare. Molto bene. Bene, bene, bene. Cosa facciamo oggi? Beh, innanzitutto mi sono fermato. Stavo andando avanti. Allora, stavo andando avanti con il tempo, però è arrivato anche il periodo di vendere le uova. Qui mi sono fermato un attimo e devo procedere alla vendita delle uova. Poi che altro? Dobbiamo sistemare un attimo il capanno lì dei pallet, perché ne è uscito, diciamo, uno migliorato, per cui che, diciamo, mi aiuta molto nella vendita, perché crea pallet un po' più capienti, diciamo. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi, vi ringrazio. Bene, bene, eccellente. E qua recuperiamo. Allora, avevo già un attimo off camera sistemato, diciamo, cercato di sistemare la zona, però adesso voglio fare il lavoro, per cui andiamo a chiedere un attimo un po' di debito, come se non ne avessi già abbastanza, e andiamo a mettere giù il silo, eccolo qua. Questo, diciamo, mi lascia un po' di margine di manovra. Ok, sì, molto bene. Perché ho sbagliato. Vabbè, dovevo girarlo dall'altra parte, comunque non fa nulla, va bene lo stesso. Perché? Perché, come vi ho detto prima, mi ributta fuori pallet, diciamo, più capienti, tutto lì. Qui adesso un attimo faccio il travaso, perché comunque non potrei portare via le uova in un colpo solo, per cui cerco anche di risolverla così. Ho spostato anche le fragole, mi sembra, sì, che ce n'erano un po' troppe. Allora, vediamo un attimo se riesco a sistemarmi un po' di cosette, poi ci vediamo alla vendita delle uova, perché anche lì è un po' complicato. Allora, ho scaricato tutto, in teoria questo è vuoto, per cui lo andiamo a restituire. Perfetto. Volevo un attimo sistemare la zona, perché mi sembra abbastanza. Allora, adesso che ce lo siamo tolto dai piedi questo, io direi di andare a vendere ste uova. Le uova non me le ha modificate, strano però, perché comunque non ce ne sono più, sono tutte qua, però boh, perché non capisco perché me ne carichi metà. Vabbè, andiamo a vendere le uova al panificio, mi segnava adesso, forse no. Anche se mi sembra che il prezzo della locanda stia andando più su. No, sta andando giù invece. Però vendere a uno di questi due punti qua è un po' complicato. Vediamo un attimo dov'è la locanda. Ah, qua. Sì, forse è meglio venire alla locanda. Allora, eccoci, eccomi arrivato. Sempre che si riesca a vendere punti un po' borderline, però bisogna anche accontentarsi. Allora, comunque ce l'ho fatta a vendere tutto su un'andata, in un colpo. Ottimo. 200.000 euro. Allora, vediamo se riesco a caricarle tutte. Ok, a posto. Sì, qua uova non ce ne sono più, mi segna.
altri prodotti da vendere a parte il sorgo. Allora, ultimo scarico e poi sono a posto. Devo andare a controllare il miele e il campo ad erba. Devo controllare come è preso. Ok, 80.000 euro. A posto, ho fatto 324.000 euro. Adesso meglio che tolga anche un po' di miele, perché non vorrei mai andasse a ramengo. Pronto per la raccolta, per cui adesso ci fiondiamo qua sull'erba per produrre un po' di fieno e quant'altro, che se no con le pecore sono messo male. Poi in teoria dovrei andare avanti finché non ritorna pronto da seminare. Sì, a marzo. Sì, andiamo in tranquillità. Eccoci qua, molto bene. A posto. Allora, vabbè, qua è tutto da mettere in ordine, ma per il momento anche no. Il cassone lo lasciamo lì, devo capire un attimo se ho qualcosa per falciare, vediamo. Perché devo posizionare una produzione che anche su questa mappa mi serve, perché tanto prima o poi mi servirà. Sì, abbiamo le falciatrici, però bisognerebbe capire che falciatrici sono. Sì, sono quelle che fanno al caso mio, molto bene. Allora, scaricamento andana, molto bene. Quella, che problemi c'è? Problemi ci sono. Ho fatto un po' di... Ok, li allargo anche. Eccellente. Allora andiamo a creargli il lavoro. Ok, va ben 3, sì. No, qua è 9 metri. Ogni volta si perde morbidi, perché se no punto è questo. Eccellente. Ora voglio capire, a parte che lì non ci sono. Ok, sì, lo lasciamo andare tranquillo intanto. Quello che voglio verificare adesso, ah, però, è un bel trattore. Ah, sarebbe un bel trattore, ma quello che voglio verificare io, sì, ce l'abbiamo, eccolo qua, e lo prendo in carico con questo, che lo andiamo a mettere via, questo. Per il momento non ho altri terreni da raccogliere, in cui devo raccogliere i sassi. Non mi sembra, no. Ok, dov'è il macchinario? Dovrebbe essere questo in teoria. Sì, andiamo a finire con le pecore. Vabbè, anche se ci resta un po' di erba dentro, non importa. Quello che interessa a me adesso andare a tirar sull'erba per poi andare avanti. Anche se sarebbe il caso di fare, visto che non mi serve l'erba per il fieno, mi serve erba, mi sa che quasi quasi facciamo rottoballe. Sì, meglio fare le balle d'erba, che tanto vanno bene comunque per le pecore, per cui andiamo a sistemarci così la situazione. Ok, allora vediamo un attimo, non credo ci sia in offerta, no. Allora, rottopressa, imballatrici, volevo quella moddata, volevo qualcosa di tranquillo. Sì, io credo che 134, 184, 50, Select Bale Capacity 3190.
Sì, mi prendo questa, però a noleggio. O la compriamo? La noleggio, la compro, dai, vediamo cosa succede. Allora, eccomi qua. Io spero che si possa modificare. Allora, eccomi qua. L'imballatrice è posizionata sulla massima capacità. E a sto punto gli mettiamo l'operaio. Ok, dov'è il percorso? Di là. Perfetto, vediamo che succede. In teoria dovrebbe farmi un bel ballone, in teoria. Poi lo veniamo a recuperare. Molto bene. Allora, qua abbiamo terminato di falciare, mi sembra di capire e di vedere che sono usciti due balloni, per cui va anche molto bene, eccellente. Allora, queste potrei anche metterle qua, tanto non danno fastidio a nessuno. Ok, sì, molto bene, vorrei capire, vabbè. Andiamo a prenderle così capisco anche da quanto sono. Ok, ci sono un paio di produzioni da sistemare che va anche bene, adesso me ne occuperò. Off camera credo di aver preso anche quella botte lì perché avevo bisogno di qualcosa per trasportare i liquidi, il fertilizzante, no, il gasolio, ecco perché avevo finito anche i soldi. Allora, carichiamo ste balle, vediamo se me le carica innanzitutto. Sì. E siamo sui 30.000 litri comunque. Eccellente. Ok. Allora, qua abbiamo finito. Però purtroppo... vabbè, dai. Il problema di questa imballatrice è che non posso scaricarla. Esatto, tutto lì. Vabbè, non importa, non importa. Allora adesso ne portiamo due di qua, due di là e andiamo avanti. Qua bisognerà fertilizzare prima però. Se bisogna fertilizzare assolutamente. Allora, una qua e una qua. Ottimo. Allora, devo il pallet di lana qua e portarli alla fabbrica per fare tessuto. Ok, ma fammi capire se posso spostare distribuzione. Vabbè, lui è in distribuzione, per cui si arrangia, per cui appena arriverà qualcosa va in così. Allora io direi di andare avanti. Vediamo un attimo fino a che punto, perché un attimo perché qua c'è sempre qualcosa da fare. Tanto le galline stanno bene, le pecore stanno bene. Botte di vino bianco, botte vino bianco. Non credo che la mia botte di vino bianco, botte vino vuota. Ok. Chissà cosa ci devo fare. Ci farò qualcosa prima o poi con queste botte. Allora, per quanto mi riguarda, dobbiamo andare a marzo, che tanto non c'è altro. A parte che potrei andare a vendere gennaio il sorgo, non sarebbe male. 2957. Allora, teniamo d'occhio un attimo. Allora, sono giunto. Vediamo un attimo se recupero qualcosa.
Vabbè, qua siamo pieni come sempre. Devo andare a vendere il sorgo all'interscambio. Sorgo mi sembra ovest. Sarà un problema vendere, però vabbè, vendiamo come viene, insomma, eh. Perfetto, comunque io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Ok, allora fatto il pieno, possiamo andare. Poi andiamo a gennaio, così mi sistemo. Allora, no, vabbè, non c'è neanche la comunicazione di vendita, però. Vediamo se trovo un punto. Ok. Dobbiamo vendere come sempre a 30.000 alla volta. 30.000 euro naturalmente. Vorrei tanto trovare un nuovo posto per vendere, però vabbè, questo mi devo tenere. Anche perché questo cassone è molto lento a scaricare. Voglio provare una cosa adesso. Vabbè. Mi sto un po' rompendo le scatoline. Ok, molto meglio così, devo dire, eh. Ok, vedo che i soldi vengono giù lo stesso, molto bene. Perfetto. Allora, abbiamo fatto. Ma mi sa che vabbè, mi dice. Comunque io per il momento mi fermo qui, come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie, alla prossima. Ciao ciao.